Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua per la meditazione del lunedì e siamo contenti di continuare il nostro ciclo di incontri di meditazione e che a agosto appunto avranno una piccola sospensione che riprenderà a settembre. A agosto però ci gireremo delle pillole che usciranno settimanalmente di meditazioni brevi per tenere il filo, per permettervi di continuare a meditare, anche magari in un tempo più breve, però comunque mantenere il ciclo delle meditazioni, perché è importante in realtà mantenere la meditazione, perché si è visto che se uno medita e poi si ferma, ovviamente non succede niente di catastrofico, assolutamente. Però abbiamo visto che se uno medita e poi si ferma, succede che perde quel quid di connessione con se stesso più profondo che acquisisce con la meditazione. E quindi vi consiglio comunque, anche quando ci fermiamo, di o seguire le pillole, appunto, o rifare delle meditazioni o continuare a meditare per conto vostro, perché si è visto che, appunto, se uno medita, poi si ferma per tipo un mese, ok, perde quel pezzettino di connessione con se stesso o se stessa che con la meditazione si ottiene. Poi, ovviamente, appena uno riprende, dopo lo recupera, assolutamente. Però, ecco, se vi piace mantenere un po' una connessione con voi stessi più profonda, la meditazione è uno strumento ottimo per mantenere un buon contatto con noi stessi, con avere una maggiore profondità con noi stessi, proprio semplicemente. Bene. E quindi appunto stiamo aspettando Giampaolo. Nel frattempo che aspettiamo, pensiamo a un intento da voler dare alla meditazione di stasera. E ricordate, l'intento può essere qualsiasi cosa che c'è caro, che c'è a cuore, e quindi mentre aspettiamo, appunto, riflettiamo su quale può essere questo intento da dare alla meditazione di stasera. Mentre aspettiamo, Giampaolo, ci tenevo a parlare di un aspetto che riprende anche un po' quello che stavamo dicendo le ultime volte. Che delle volte possiamo avere bisogno di altro rispetto al solito. Oggi, ovviamente, non faccio nomi, ho visto una persona che non riusciva a capire come mai in questa fase non tutti i progetti soliti che portava avanti non riusciva, dice, ma io non mi rendo conto che tutti questi progetti che portavo avanti adesso non è come se non c'ho, in questa fase non ho voglia, non me la sento. E quindi ci rifacciamo un po' ai bisogni dei chakra, no? Che momento per momento della nostra vita possiamo avere bisogni diversi e bisogna sempre più riuscire a secondare i bisogni che emergono momento per momento. E quindi magari solitamente nella mia vita porto avanti lo studio, la meditazione, tanti aspetti ben precisi, e a un certo punto sento il desiderio di altro, di integrare con altro. E vi ricordate, no, che il bisogno del primo chakra è il bisogno di sessualità, il bisogno del secondo chakra è il bisogno di godersi il cibo che mangiamo. E quindi già questi due bisogni, il bisogno di sessualità, il bisogno di godersi il cibo che mangiamo, a fasi magari abbiamo bisogno di stare meno nel lavoro, meno nel fare, ma anche di dedicarci a questi primi due bisogni. Cioè noi a tratti delle volte non abbiamo più voglia di fare ciò che facciamo normalmente, di solito, ma ci viene una voglia diversa e sarebbe importante assecondarla. Quindi ricordarsi che delle volte uno può aver bisogno anche di cose più terra terra, più concrete, e da lì recupera un sacco di energie e si sta molto meglio. Quindi è importante che soddisfare tutti i bisogni, no? Quindi bisogno del primo chakra, bisogno di sessualità, bisogno del secondo chakra, bisogno di
godersi il cibo che mangiamo, il bisogno del terzo chakra è il bisogno di affermare la propria volontà. Quindi il bisogno del terzo chakra è proprio il bisogno di avere la forza di affermare ciò che voglio. Quindi se io sento di voler andare a fare un viaggio, devo sentirmi il diritto di dire alle persone con cui abito, a chiunque, dire ok, io voglio fare questa cosa. Cioè, sentirmi in diritto di poter volere le cose. Intanto dirsi che, se, che abbiamo il diritto di volerle. E due, anche sentirsi il diritto di dirle agli altri. Questo è molto importante. Quindi il bisogno del terzo chakra è quel bisogno di affermare la propria volontà. Quindi avere il diritto e il coraggio di poterla affermare. A noi stessi in primis, quindi dirci ok, io ho il diritto di volere questa cosa qua e quindi me la dico e la comunico. E quindi anche all'esterno, appunto, dire ok, io voglio fare questo e quindi è importante. Il bisogno del quarto chakra, invece, è il bisogno di amore. Sembra scontato e banale, ma in realtà non lo è, perché noi abbiamo bisogno di amore come esseri umani e non sempre riusciamo a stare in delle relazioni dove circola amore. E quindi sempre più è importante costruire relazioni di amicizie e relazionali dove circola amore, che non è scontato perché siamo bravissimi a infilarci in relazioni di amicizie disfunzionali, dove invece che circolare amore, magari circola invidia, rabbia, gelosia, più aspetti dell'io, della personalità. Quindi non è scontato, però è un aspetto sul quale porre attenzione. Quindi questi che vi dico sono i sette bisogni dell'essere umano, poi fondamentalmente sette i bisogni dei chakra, quindi però sono sette dei bisogni più importanti, diciamo così, dell'essere umano. E quindi il bisogno di amore è un bisogno veramente molto importante, di amore per noi stessi, ma anche di amore, di riuscire a ricevere amore dagli altri e a dare amore. Questo è importante. Quindi abbiamo detto, bisogno del primo chakra è il bisogno di sessualità, bisogno del secondo chakra è il bisogno di godersi il cibo che mangiamo, il bisogno del terzo chakra è il bisogno di affermare la propria volontà, il bisogno del quarto chakra è il bisogno di amore. Il bisogno del quinto chakra è il bisogno di manifestare i propri talenti. Quindi il quinto chakra ha proprio il bisogno di manifestare i propri talenti. E non vi scordate mai che è una delle risorse di energia più forti che noi abbiamo a disposizione. È una delle risorse di energia più importanti, più potenti, quelle del quinto chakra, cioè il bisogno di manifestare i propri talenti. Quando io riesco a capire qual è il mio talento e a manifestarlo, veramente posso trovare una grande gioia interiore, cioè posso riuscire veramente a trovare una grande felicità e a stare molto bene, molto meglio di quanto non sia mai stato. E quindi veramente il bisogno di manifestare i propri talenti è un bisogno veramente, veramente importante. In Harry Potter c'è anche un simbolo, una metafora molto bella rispetto a questo, che è l'incanto Patronus. Cioè in Harry Potter c'è una magia che serve a mandare via i dissennatori, che sono queste figure ombrose col cappuccio nero, che sono, nella storia di Harry Potter, sono le guardie di Azkaban, che sarebbe prigione dei maghi oscuri e dei maghi cattivi, diciamo, dei maghi oscuri. E quindi questi dissennatori hanno l'obiettivo di difendere questa prigione, ma anche sono delle creature non del tutto vitali, ricordano un po' la morte, e sono queste creature che appunto difendono la prigione, ma anche quando incontrano dei maghi che stanno bene, comunque dei maghi che hanno un'energia forte, sono particolarmente attratte e risucchiano energia al mago, e quindi se il mago non si sa difendere viene risucchiato da questi dissennatori, che non è che il mago muore, però viene privato di un po' della sua energia, quindi questi dissennatori tendono a fare questa caratteristica, che
quindi tornare all'incanto patronus, è quella magia che il mago fa per allontanare i dissennatori. Quindi l'incanto patronus fa sì che i dissennatori, il mago riesce a fare l'incanto patronus per mandare via i dissennatori. E per fare l'incanto patronus come si fa in Harry Potter? Bisogna pensare a un qualcosa che ci rinvigorisca, che ci faccia stare bene, qualcosa che proprio ci riempia l'anima, che faccia trasformare la nostra energia in positivo. E quindi l'incanto patronus è proprio questa magia che si può fare, ovviamente dicendo la formula magica, ma anche pensando a qualcosa di positivo. E questa è la metafora del talento, perché se io penso al mio talento, mi dedico al mio talento, la mia energia si trasforma, io sprigiono un'energia che manda via le cose negative, che in quel caso è il dissennatore. E quindi il manifestare i propri talenti sprigiona questa energia, questo incanto patronus, che manda, scaccia via poi tutte le ombre, assolutamente. Infatti, pensate che in Harry Potter, la Rowling, la scrittrice di Harry Potter, quando ha inventato la figura dei dissennatori, pensava alla depressione, quindi alla depressione che ha vissuto, soprattutto quando è morta la sua mamma, quando è morta sua madre. E quindi i dissennatori rappresentano proprio la depressione, quindi l'incanto patronus manda via il dissennatore, manda via la depressione, come i talenti mandano via veramente tantissime nostre ombre interne. E quindi è importante. Infatti poi il quinto chakra significa Vishuddha, che appunto è quinto chakra, che è quello del bisogno di manifestare i propri talenti, si chiama Vishuddha, e Vishuddha significa purificazione, quindi la nostra energia si trasforma e si purifica. Il bisogno del sesto chakra invece è il bisogno di conoscenza. Il bisogno del sesto chakra è il bisogno di conoscere. E spesso si lega anche ai talenti, però è anche un po' a prescindere, il bisogno di conoscere nuove cose, il bisogno di conoscere anche nello studio, quindi studiare e apprendere nuove nozioni. Il sesto chakra ha bisogno di sentirsi vivo, di tenersi attivo. Quindi il sesto chakra, per stare bene, ha proprio bisogno di studiare, di pensare, ma soprattutto di conoscere. C'è proprio una fame, una sete di conoscenza, quindi anche nella lettura, anche la lettura, che è un po' il cibo del cervello e della mente, anche nella lettura appunto si soddisfa molto questo bisogno di conoscenza. E quindi insomma è un bisogno anche quello importante da soddisfare. Ovviamente è importante seguire il proprio bisogno di conoscenza rispetto alle cose che ci piacciono. Non è che possiamo prendere un libro a casa e metterci a leggere e pensare che quello soddisfi il nostro bisogno di conoscenza. No, bisogna per forza soddisfare il nostro bisogno di conoscenza rispetto a cose che ci piacciono. Quindi se io sono, ne so, appassionato della Seconda Guerra Mondiale, oppure sono appassionato della storia dei Romani o dei Maya e studio ciò che mi appassiona, il mio bisogno di conoscenza viene soddisfatto. Quindi è importante anche che, è fondamentale anche che il mio bisogno di conoscenza sia correlato con qualcosa che mi piace, perché sennò diventa una roba arida e sterile, no? Mettersi semplicemente a aprire un qualsiasi libro o a studiare una qualsiasi cosa che se non ci appassiona, non ci interessa. Quindi il sesto chakra ha proprio bisogno di conoscenza rispetto a ciò che ci piace, ciò che ci ispira maggiormente. Bene, quindi intanto che aspettiamo Giampaolo, continuiamo a riflettere un attimo su quale può essere un intento che vogliamo dare alla meditazione di stasera. E vi ricordate, l'intento può essere qualsiasi cosa che è a noi caro, quindi qualsiasi cosa che sentiamo avere il bisogno di riequilibrare, di gestire, sia in noi stessi che negli altri. Negli altri intendo magari una persona che non sta tanto bene, che conosciamo, alla quale ci teniamo di mandare energia, e quindi quella può essere assolutamente una buona, anche un buon intento, però anche proprio qualcosa del nostro percorso. Quindi se sto lavorando su una determinata cosa e sento di aver bisogno di più energia per gestirla, l'intento può essere un po' un modo. Quindi scrutiamoci per qualche secondo dentro di noi e cerchiamo di capire quale può essere un aspetto della mia vita che ha bisogno di maggiore
di maggiore supporto. Assolutamente. Quindi l'intento può essere un ottimo modo per caricare l'energia su cui ho bisogno di lavorare. Bene, invece il bisogno del settimo chakra è il bisogno di spiritualità. Quindi il settimo chakra, per stare bene, ha proprio bisogno di spiritualità. Quindi più il settimo chakra, più viviamo una spiritualità, qualsiasi essa sia, ognuno ha la sua, ognuno aderisce a mappe diverse, più le mappe sono libere e integrative, più il settimo chakra è contento e evolve in forza e rapidità, più le mappe ovviamente sono un po' limitanti e più il settimo chakra magari fa un po' fatica. Però comunque il settimo chakra ha bisogno di spiritualità per stare bene. Ha bisogno di trovare un senso alle cose che accadono, ha bisogno, scusate, di avere fede nelle qualità positive della vita. Quindi avere fede, un settimo chakra che sta bene, è un chakra che ha fiducia nella vita, quindi si muove nel mondo con una venatura di ottimismo invece che di pessimismo, oppure di realismo che spesso camuffa un pessimismo. Quindi quando il settimo chakra è in equilibrio, noi riusciamo a avere fiducia nelle qualità positive della vita e a essere aperti e anche proprio appunto fiduciosi che le cose andranno bene. Un'altra cosa che il settimo chakra ha quando sta bene è il senso, cioè riesce a cogliere, a capire il senso più profondo degli accadimenti, degli eventi. Infatti è il chakra più saggio di tutti. Assolutamente, è un po' il Gandalf di, in questo caso, il Signore degli Anelli, il settimo chakra, possiamo dire, infatti è una figura molto spirituale anche Gandalf, il Signore degli Anelli, che mi colpisce sempre quando anche qui siamo in un discorso anche legato al settimo chakra, quando Gandalf, il Signore degli Anelli, dice io sono uno stregone e arrivo quando devo arrivare, e quindi lui dice proprio che anche a livello di tempistiche non arriva né mai, né prima né dopo, arriva esattamente nel momento in cui deve arrivare, come a segnare, a simboleggiare che c'è un tempo giusto per tutte le cose, e come lui è, essendo uno stregone molto potente, molto elevato e evoluto, riesce a arrivare nel momento esatto, quindi arrivare quando c'è bisogno di lui e quando è il momento migliore, è il caso che lui arrivi in tutti i casi della vita, lui fa una vita normale, ma magari se ci sono degli orari prestabiliti, lui dice io arrivo quando devo arrivare. Sembra un atto di presunzione, ma in quel caso lì è un atto di ultraconnessione con l'universo, con il campo che ti fa arrivare. Che tutti, chi più e chi meno, ma siamo tutti un po' ovviamente connessi al campo, e quindi delle volte anche dei ritardi che possiamo fare non sono casuali, o degli anticipi che facciamo rispetto degli appuntamenti non sono casuali. Non so se vi capita mai di essere arrivati magari in ritardo a un appuntamento e che vi dice: meno male che sei arrivato in ritardo perché dovevo fare altre cose, o nel frattempo sono riuscito a riposarmi un attimo oppure a fare altro. Quindi, oppure arrivate in anticipo e dite: meno male che sei arrivato in anticipo perché poi dopo. E quindi tutti siamo un po' connessi sì, all'universo, al campo, insomma, abbiamo tutti comunque una buona porzione di connessione che ci permette di muoverci più serenamente della vita, e anche di più siamo connessi, più riusciamo a entrare in connessione con le sincronicità, più siamo in connessione con il tempo e più riusciamo a cogliere e anche proprio a arrivare al tempo di determinate sincronicità che ci possono essere utili. Le sincronicità sono quegli eventi che magari ripetutamente accadono per mandarci un segno, no? Magari può essere incontrare tre persone diverse che non si conoscono, tutte le persone vi parlano di un luogo e voi magari decidete di andare in vacanza in quel luogo. Quindi le sincronicità sono quegli eventi che si ripetono, che mandano dei segnali. E quello è un po' il campo, no? Che ha questa capacità grande di spiegare
spingere per la nostra evoluzione, quindi il campo è un po' questa energia che spinge per far sì che noi evolviamo. E quindi quella, la famosa, come dicevamo prima, le qualità positive della vita, ecco, questa è probabilmente la qualità più positiva della vita, cioè esiste questa energia che spinge in continuazione perché noi evolviamo. Bene, e quindi ora continuiamo a aspettare Giampaolo. E nel frattempo pensiamo all'intento, prima di dirvi anche un'altra cosa che ci tenevo anche a dire che potrebbe essere importante. Ok, quindi questi sono i bisogni di chakra. Quindi questi che abbiamo elencato sono proprio i bisogni, quindi ciò che abbiamo bisogno per essere felici. Quindi scrutiamoli un po' tutti e cerchiamo di capire quali stiamo reprimendo, quali non ci stiamo consentendo, quali stiamo vivendo anche troppo, perché si può anche vivere alcuni bisogni troppo. Quindi, però tendenzialmente lì non viviamo abbastanza alcuni bisogni. E quindi se provate a fare una riflessione, perché può veramente, è il bello dei bisogni di chakra che tutti si possono soddisfare. E più li soddisfacciamo, e più stiamo bene. Quindi, assolutamente. E intanto, appunto, che aspettiamo, vi dico un'ultima cosa, che parla dello squilibrio, di uno degli squilibri della medicina ayurvedica, che è lo squilibrio vata. La medicina ayurvedica, è la medicina indiana, che parla di tre squilibri principali che noi, come esseri umani, ai quali possiamo andare incontro. E ci teniamo a parlare di uno squilibrio in particolare, sul quale la medicina ayurvedica si sofferma, che poi è molto legata agli elementi. La medicina ayurvedica parla proprio dei cinque elementi, che sono diversi da quelli della medicina cinese, perché nella medicina ayurvedica c'è terra, acqua, fuoco, aria e etere, quindi ha cioè, questi cinque elementi. E la medicina ayurvedica dice che se hai troppo di due o tre, di uno o due elementi nel tuo corpo, allora si crea uno scompenso. Quindi se tu non hai un equilibrio di questi cinque elementi, si crea uno scompenso. E ovviamente loro, i cinque elementi nel corpo sono metafore, quindi per esempio la terra si parla di tutto l'aspetto del sistema immunitario, delle ossa, dell'articolazione, dei reni, oppure l'aspetto fuoco, la digestione, il fuoco, le emozioni come la rabbia, l'elemento l'acqua, invece si parla più della tristezza, di anche problematiche più legate alla ritenzione dei liquidi. Quindi sono questi equilibri, questi cinque elementi, per ogni elemento si. Sono metafore comunque anche del nostro corpo, metafore, ma delle volte anche no, perché per esempio nell'elemento acqua noi abbiamo tanta acqua, però per esempio nell'elemento fuoco si utilizza la metafora, per esempio, dell'acidità di stomaco, del bruciore di stomaco, il fuoco digestivo. E quindi ognuno di noi, per la medicina ayurvedica, ha questi cinque elementi nel corpo che devono trovare un equilibrio, e soprattutto se uno o due di questi elementi sono troppo presenti, noi abbiamo uno squilibrio psicologico, emotivo e fisico. E nel nostro ambiente spirituale noi tendiamo molto al rischio dello squilibrio dell'elemento aria e etere, che sarebbe, viene chiamato nella medicina ayurvedica, lo squilibrio vata. E lo squilibrio vata, quindi lo squilibrio di questi dei due elementi aria e etere, che perché ci tendiamo, soprattutto cosa comporta avere questo squilibrio? Questo squilibrio, che appunto vi dicevo, è proprio uno squilibrio che si chiama vata, quindi vuol dire che l'elemento aria e l'elemento etere nel nostro corpo sono troppo presenti. E quindi qual è il rischio di avere questo squilibrio? Il rischio di avere questo squilibrio è avere un'attrazione smodata, eccessiva nei confronti della spiritualità. Quindi se io lo squilibrio vata, tenderò a essere attratto troppo dalla spiritualità, dal pensare tanto, dall'essere molto attivo e inquieto mentalmente. E quindi
Quindi se io ho uno squilibrio vata, esagererò con la spiritualità. Soltanto che esagero e più sto male. Quindi dobbiamo fare attenzione a non esagerare con le dinamiche della spiritualità, perché si può creare questo squilibrio vata, e i segni di avere uno squilibrio vata sono problematiche all'intestino, problematiche di insonnia, rimugini eccessivi o aridità della pelle. Questi sono i segni del Vata, che appunto quando c'è il Vata in eccesso, quindi l'elemento aria, etere troppo presenti, assolutamente. Quindi vi consiglio di fare attenzione a questo quando si medita tanto, perché anche meditare tanto può portare a uno squilibrio Vata. Meditare troppo, che non vuol dire una volta a settimana, assolutamente no, ma neanche 2 o 3 volte a settimana. Dipende poi dalla costituzione, perché secondo la medicina ayurvedica alcune persone di costituzione fisica diversa possono consentirsi di meditare tutti i giorni, 2 volte al giorno, alcune costituzioni non si possono consentire di meditare più di 2 o 3 volte a settimana. Quindi è importante ascoltarsi rispetto a questo. E un altro squilibrio della medicina ayurvedica che è interessante, è lo squilibrio Agni. Lo squilibrio Agni è lo squilibrio del fuoco digestivo. Però prima, se mi aspettate un attimo, vado a vedere se va tutto bene, perché qua sta un po', vediamo se Giampaolo ci raggiunge. Arrivo subitissimo. Allora, Giampaolo sta gestendo una situazione un po' emergenziale con una persona, e quindi la meditazione la facciamo noi adesso. Direi che ci siamo. Il fuoco digestivo lo possiamo riprendere la prossima volta, però velocemente, quando non abbiamo un buon fuoco digestivo, digeriamo fondamentalmente non tanto bene e spesso sentiamo difficoltà. E quindi è molto utile per aumentare il fuoco digestivo lo sport. Fare sport aiuta tanto a migliorare il fuoco digestivo. Bene, allora quando siamo pronti, facciamo 3 lunghe e profonde respirazioni, inspirando dal naso e espirando dalla bocca. Magari col fatto che abbiamo già fatto tardi, facciamo una versione un pochino più breve, un pochino più corta, che non voglio tenervi qua fino a troppo tardi, però facciamo meditazione perché è importante farlo. Bene, quindi facciamo 3 lunghe e profonde respirazioni, espirando dal naso e espirando dalla bocca. E iniziamo a portare l'attenzione ai punti di contatto tra le nostre natiche e la sedia o la poltrona o il pavimento su cui siamo seduti. Percepiamo il contatto tra le natiche e il punto su cui siamo appoggiati e seduti. Dopodiché portiamo l'attenzione al contatto tra i piedi e il suolo su cui sono appoggiati. Percepiamo il contatto tra i piedi e il suolo su cui sono appoggiati. E più percepiamo il contatto, più possiamo percepire un rilassamento
che percepiamo il nostro respiro, l'aria che entra e l'aria che esce dalla nostra narice sinistra. Fresca che entra e aria calda che esce. Continuiamo a percepire il nostro respiro. L'aria che entra e l'aria che esce dalla nostra narice sinistra. Dopodiché vi chiedo iniziare a visualizzare una bellissima sfera bianca e oro cangiante sopra la nostra testa. E iniziamo a percepire o vedere, visualizzare una bellissima sfera bianca e oro cangiante all'altezza del nostro settimo chakra. Percepiamo una bellissima sfera bianca e oro cangiante più o meno a 30 centimetri da sopra la nostra testa, sopra il nostro settimo chakra. E la sfera bianca e oro cangiante è lì, sopra più o meno a 30-40 centimetri della nostra testa. Inizia già a riequilibrare il nostro sistema psicoenergetico, sta già iniziando a riequilibrare e inizia a scendere la sfera. La sfera scende e entra in contatto con il nostro settimo chakra, con il nostro settimo plesso energetico. E la sfera in particolar modo va a farci ripristinare e ricontattare il nostro bisogno di spiritualità. La sfera va a riattivare e a rifarci contattare il nostro autentico e veritiero e profondo bisogno di spiritualità, di spiritualità. La sfera va a farci ricontattare il nostro caldo, tranquillo, profondo desiderio di spiritualità. La sfera bianca e oro cangiante in contatto con il nostro settimo chakra sta riequilibrando la nostra dimensione della spiritualità, in particolar modo va a farci sentire e contattare la nostra fame di spiritualità. La sfera è pronta a scendere ed entrare in contatto con il nostro sesto chakra, collocato nella zona della fronte, esattamente tra le due sopracciglia. La sfera adesso va proprio a ricaricare, a riequilibrare il nostro sesto chakra, il nostro sesto plesso energetico, il terzo occhio. Percepiamo o vediamo la sfera. Percepiamo, vediamo la sfera riequilibrare il nostro sesto chakra e in particolar modo la sfera va a farci ricontattare, a sentire la nostra sete di conoscenza. La sfera bianca e oro cangiante va proprio a farci sentire e contattare la nostra sete di conoscenza, di conoscere nuove cose, nozioni nuove e sapienza nuova. La sfera bianca e oro cangiante riequilibra il nostro sesto chakra,
in particolar modo farci contattare il nostro bisogno, la nostra sete di conoscenza, di sapere con entusiasmo e voglia nuove cose, scoprire nuove cose, sapere nuove cose. Sfera, pian chiaro cangiante, è pronta a continuare a riequilibrare il sesto chakra. Percepiamola o vediamola lavorare, pian chiaro cangiante, sul nostro sesto chakra, facendoci ricontattare il nostro bisogno di conoscenza. La sfera è pronta a scendere ancora ed andare in contatto con il nostro quinto chakra, il nostro quinto plesso energetico, Vishuddha, collocato nella zona della gola. La sfera bianca oro cangiante va a riequilibrare il nostro chakra della gola, il nostro quinto plesso energetico, la nostra quinta porta, e in particolar modo la sfera bianca e oro cangiante va a farci contattare il nostro bisogno di manifestare i nostri talenti. Percepiamo, vediamo la sfera proprio lavorare, riequilibrare il nostro quinto chakra. E in particolar modo va a farci contattare il nostro bisogno di manifestare i nostri talenti sempre più profondamente. La sfera è pronta a scendere ancora, gradualmente, piano piano, e a entrare in contatto con il nostro quarto chakra, collocato nella zona del cuore. Ancora per qualche secondo, però, la sfera deve stare sul quinto. Quindi ancora per qualche secondo lasciamola riequilibrare, agire sul nostro quinto chakra, sul nostro quinto plesso energetico. Sentiamola proprio lavorare, riequilibrare, rimasticare eventuali energie o eventuali squilibri, energie che hanno bisogno di essere riequilibrate. La sfera continua il suo bellissimo lavoro sul nostro quinto chakra e sul bisogno di manifestare i nostri talenti. Il quinto chakra, la sfera continua a lavorare, riequilibrare il nostro quinto chakra e a farci contattare il nostro bisogno di manifestare i nostri talenti. La sfera è adesso pronta a scendere ancora ed andare a collocarsi nel nostro quarto chakra, il chakra dell'amore, collocato nella zona del cuore, nella zona del petto, tra i capezzoli. La sfera sta lavorando, vediamo la sfera lavorare sul nostro quarto chakra. Vediamo la sfera bianca oro cangiante all'altezza del nostro petto a riequilibrare il nostro quarto plesso energetico. La sfera lavora, riequilibra, rimargina, rimescola, ripristina l'energia del quarto plesso energetico. Va proprio a riequilibrarlo, a ridargli tutta la luce, l'amore e l'energia di cui ha bisogno. La sfera in particolar modo va a fare, a riequilibrare, a sentire, ma soprattutto va a ridare l'amore, la luce, l'energia di cui ha bisogno. Sfera bianca oro cangiante va proprio a saziare il nostro bisogno di amore, va proprio a ridare tutto l'amore, l'energia e la luce di cui il nostro quarto chakra ha bisogno.
sfera è pronta a scendere ancora, a collocarsi sul nostro terzo chakra. E la sfera adesso è collocata nella zona alta del nostro addome e sta riequilibrando e rimarginando il nostro terzo plesso energetico, proprio andando a riequilibrarlo, a ridargli tutta l'energia e l'equilibrio, ad equilibrarlo quanto ne ha bisogno esattamente. Quindi percepiamo spera di equilibrare il nostro terzo chakra, oppure vediamola proprio, riequilibrarlo. La sfera riequilibra e riarmonizza il nostro terzo plesso energetico, il nostro terzo chakra. La sfera va proprio a ridargli tutto l'equilibrio, l'energia, l'amore e la luce di cui ha bisogno. E la sfera riequilibra e riarmonizza il nostro terzo chakra, il nostro terzo plesso energetico, collocato nella zona alta della nostra pancia, più o meno 4 dita, 3-4 dita sopra il nostro ombelico. E la sfera continua a riequilibrarlo e a fargli contattare e ripristinare il suo veritiero profondissimo e autentico diritto e bisogno soprattutto di affermare la propria volontà. La sfera, riequilibrando il terzo chakra, va a fargli contattare e sentire di avere il diritto di affermare la nostra volontà. La sfera va a farci reclamare il nostro autentico, veritiero, profondissimo bisogno di affermare la nostra volontà. E la sfera continua a riequilibrare e riarmonizzare il terzo chakra. Vediamola o percepiamola lavorare sul terzo chakra collocato nella zona alta della nostra pancia, del nostro addome. La sfera è pronta a scendere ancora e entrare in contatto con il nostro secondo chakra. Anche se la sfera ancora per qualche secondo, riportiamola sul terzo, che ha ancora bisogno per qualche secondo di riequilibrio. La sfera sta rimarginando, riequilibrando eventuali vecchie ferite anche sul terzo chakra. Chakra dell'autostima, del bisogno di riconoscimento, chakra dell'ego. E la sfera riarmonizza e riequilibra sempre più il terzo chakra. La sfera adesso è pronta a scendere ancora e a collocarsi nella zona del secondo chakra, esattamente nella zona dell'ombelico, collocato nella zona dell'ombelico, 2 dita sotto il nostro ombelico. E la sfera di anche oro cangiante va proprio a riequilibrarlo, a riarmonizzare il nostro secondo chakra, a riscaldarlo. A ridargli tutta la cura, l'amore e l'energia di cui ha bisogno. Quindi vediamo o percepiamo proprio la sfera riequilibrare, ridare amore, energia e luce al nostro secondo plesso energetico, collocato nella zona dell'ombelico. La zona dell'ombelico o 2 dita sotto l'ombelico. Percepiamo proprio riarmonizzare e equilibrare il nostro secondo chakra, il nostro secondo plesso energetico. Percepiamo di dargli calore, amore, energia e luce. Ma soprattutto vediamo la sfera o percepiamola riequilibrare il nostro secondo chakra, il nostro secondo chakra, secondo plesso energetico. E la sfera continua a riarmonizzare e a riequilibrare il nostro secondo plesso energetico, collocato nella zona bassa della nostra pancia, sotto l'ombelico. La sfera gli sta ridandogli tutto l'amore, l'energia e la luce di cui ha bisogno.
la sfera continua il suo lavoro. In particolar modo la sfera sta andando a far ricontattare il suo autentico e veritiero e profondissimo bisogno, il suo autentico e veritiero bisogno di godersi il cibo che mangiamo. La sfera va a farci ricontattare e riequilibrare questo bisogno, il bisogno di godersi sempre più profondamente il cibo che mangiamo. E la sfera continua a riequilibrare il secondo chakra e adesso la sfera è pronta a scendere. Fra qualche secondo farà l'ultimo passaggio. Ci siamo, la sfera è pronta ad andare sul nostro primo chakra, sul nostro primo plesso energetico, collocato nella zona dei genitali e la sfera pianta kaioro cangiante va proprio a riequilibrare profondissimamente, potentissimamente, il nostro primo plesso energetico, il nostro primo chakra, il plesso della sessualità, della casa, del territorio. Ma soprattutto vediamo o percepiamo la sfera lavorare ed equilibrare. Sentiamola lavorare, sentiamola riequilibrare, percepiamola riequilibrare o vediamola riequilibrare il nostro primo chakra, collocato nella zona delle natiche, dei genitali, delle cosce, soprattutto però il cuore del primo chakra nella zona dei genitali. E la sfera bianca oro cangiante sta riequilibrando, ridando tutto l'amore, l'energia e la luce di cui il nostro primo chakra ha bisogno. Percepiamo o vediamo, la nostra sfera bianca e oro cangiante sta rimarginando, riequilibrando, riassestando il nostro primo plesso energetico, il chakra della radice, chakra legato anche all'emozione della paura. La sfera bianca e oro cangiante ci aiuta anche a riequilibrare la paura in generale. Paura. La sfera bianca oro cangiante sta riequilibrando il nostro primo chakra, il nostro primo plesso energetico. Ci sta anche lavorando e riequilibrando sulla paura, che è proprio l'emozione del primo chakra. Ci sta andando a dire che non c'è niente di cui aver paura. Ma soprattutto la sfera bianca e oro cangiante sta facendo un bellissimo lavoro energetico. Sta ridando tutto l'amore, l'energia e la luce di cui il nostro primo chakra ha bisogno. E lo sta riequilibrando. Sta ridando tutto l'amore, l'energia e la luce di cui il nostro primo chakra ha bisogno. La sfera bianca e oro cangiante continua ancora per qualche secondo a stare sul primo chakra, a riequilibrarlo, a rimarginarlo da vecchie ferite, andandoli a far contattare anche e a riequilibrare sempre di più e a contattare il suo bisogno di sessualità, di esprimere la sessualità, autentico, veritiero, profondo diritto di vivere e esprimere la dimensione dell'intimità con l'altro, la dimensione e l'espressione della sessualità. La sfera bianca e oro cangiante è pronta a scendere ancora e andare ancora per qualche secondo in contatto però col primo chakra. Ancora per qualche secondo facciamolo lavorare sul primo chakra che ce n'è ancora bisogno. Lasciamola riequilibrare, rimarginare, ripristinare le vecchie ferite anche del passato che possiamo aver
registrato sul nostro primo chakra. Lasciamola riequilibrare, rimarginare il nostro primo chakra, anche delle nostre vecchie ferite, le nostre vecchie prime ferite a livello del primo chakra. Percepiamo, vediamo la sfera lavorare sul nostro primo plesso energetico. Adesso la sfera è pronta a uscire dal nostro sistema psicoenergetico ed andare a collocarsi più o meno a mezzo metro sotto di noi, mezzo metro sotto la sedia, mezzo metro sotto terra se siamo seduti per terra, a uscire dal nostro sistema psicoenergetico e anche se è sotto, più o meno a mezzo metro, la sfera continua a essere attiva, ma soprattutto adesso la stiamo decantando, il lavoro intenso fatto fino adesso. La sfera bianca e oro cangiante è fuori dal nostro sistema psicoenergetico e noi stiamo, è fuori dal nostro sistema psicoenergetico e stiamo decantando l'intenso e profondissimo e bellissimo lavoro che abbiamo fatto per noi stessi, sui nostri chakra di riequilibrio, di spurgo, di scarico, di eccessi dei nostri chakra. La sfera bianca e oro cangiante è sotto la nostra sedia e piano piano è pronta per salutarci, è pronta per andare, anche se lei non ci abbandona mai, perché lei è una metafora, è un simbolo del campo, l'energia dell'amore universale. Quindi lei in realtà adesso è più o meno a mezzo metro sotto la nostra sedia e è lì che non sta più lavorando su di noi, ma ci sta facendo decantare il lavoro intenso che abbiamo fatto fino adesso. Però lei è sempre lì, ci ricorda che è sempre lì per noi, a disposizione nostra, è sempre lì per darci una mano, per starci vicini, è sempre lì per noi. Quindi qualsiasi momento, qualsivoglia momento vogliamo riprendere, ricontattare la sfera, possiamo sempre fare in ogni momento, qualsiasi momento ne abbiamo bisogno. E lei può andare a lavorare, a lavorarci, a riequilibrarci, qualsiasi sia il punto o la cosa che abbiamo bisogno. E siamo pronti a riportare l'attenzione al respiro, all'aria che entra e che esce dalla nostra narice sinistra. Percepiamo l'aria fresca che entra e l'aria calda che esce, ma soprattutto percepiamo il contatto dell'aria con la nostra narice. E possiamo sentirci totalmente pacati, equilibrati, e tranquilli e sereni. Pacati, tranquilli e sereni. Dopodiché continuiamo a percepire il respiro che sfiora la nostra narice sinistra. Possiamo anche fare due lunghe e profonde respirazioni. Possiamo adesso portare l'attenzione e il contatto tra le nostre natiche e il punto su cui siamo seduti, su cui sono appoggiate, sedute. Sedia, il suolo, la terra, un divano, una poltrona. Percepiamo il contatto tra le natiche e il punto su cui sono appoggiate, posate, sedute. Dopodiché portiamo l'attenzione al contatto tra i piedi e il suolo per ricordarci e aiutarci gradualmente a rientrare al momento presente, al quotidiano, a radicarci, a ritornare. A radicarci e ritornare al momento presente, ritornare sulla terra, percepire i piedi, il contatto tra i piedi e il suolo. Percepiamo il contatto tra i nostri piedi e la terra, e il suolo su cui sono appoggiati, posati. Perfetto. In ultima battuta, portiamo l'attenzione al respiro, percependo l'aria che entra e che esce dalla nostra narice sinistra. E poi quando siamo pronti, prendendoci tutto il tempo, prendendoci
guardando verso il basso e poi lentamente di fronte a noi. Possiamo riaprire gli occhi, però se abbiamo bisogno di stare ancora per qualche secondo sul respiro, fatelo, rientrate il più gradualmente possibile. E quando appunto, quando ve la sentite, potete riaprire gli occhi, ritornare a essere qua, la dimensione presente del quotidiano. Bene. Perfetto, è stato un piacere meditare con voi, mi fa piacere aver fatto questa meditazione sui chakra, perché sui bisogni dei chakra in particolar modo, perché penso che veramente sia uno strumento evolutivo molto bello e molto potente, efficace, quindi è sempre un piacere poter meditare su questo, perché è proprio molto liberatorio, francamente è proprio bello il lavoro sui bisogni dei chakra in generale. Ci sono tante risorse via, come tipo di lavoro. Poi lavorare su chakra è sempre molto gratificante, almeno per me, quando anche su me stesso ci lavoro, mi piace molto, francamente. Bene, allora ci siamo. Per qualsiasi cosa ci potete sempre contattare, lo sapete. E noi ci rivediamo lunedì prossimo. E se non sbaglio, ci vedremo lunedì prossimo e anche quello dopo, il 31. Poi dopodiché partirà il mese di agosto, dove usciranno ogni lunedì delle pillole, per poi essere pronti in partenza per ripartire il 28 agosto. E poi, lo sapete, c'è il Mosaica Festival, vi aspettiamo. E bene, quindi siamo pronti per proseguire. Allora vi saluto di tutto cuore e vi auguro anch'io, come sempre Giampaolo ci fa, vi auguro buonissima, buonissima vita davvero. Bene, e buona serata a tutti. A presto, ciao, a lunedì prossimo.